festa del primo agosto qui a Frosolone è conosciuta soprattutto per i carri allegorici, ma c'è anche un altro aspetto religioso molto importante. Alle mie spalle la chiesa di San Rocco e di fronte, dall'altro lato della strada, la trecentesca croce viaria. Qui avviene un rito antico religioso, cioè le passate, che è collegato alla origine francescana di questa chiesa per il perdono dei peccati. Il rito della perdonanza, infatti, è quello che dà il nome a questa festa di Frosolone ed è collegato anch'esso alla sfilata dei carri. Questo rito infatti in antichità raccoglieva molta gente a Frosolone, alla chiesa di San Rocco, diventando anche punto di incontro di mercenari e di scambi economici. E da qui poi sono nati i carri allegorici che rappresentano le tradizioni di Frosolone e che ancora oggi, a distanza di molti anni, ancora sfilano per le vie del paese. Siamo a Frosolone con Don Angelo Ricci, in particolare siamo nella chiesa di San Rocco. Oggi è la festa della perdonanza e chiediamo a Don Angelo qual è il significato religioso di questa festa. La festa, essendo questa una chiesa francescana, è legata a quel dono che San Francesco d'Assisi ottenne nella Porziuncola di Santa Maria degli Angeli, ottenne proprio l'indulgenza plenaria da poter applicare, come sappiamo, come beneficio, diciamo, per, soprattutto per i defunti che si trovano in situazione di bisogno spirituale. Allora quello che può fare un parente oppure un cristiano è quello di pensarli e avendo anche il senso profondo del peccato, San Francesco sapeva a quale pericolo, a quali tormenti le anime purganti sono esposte. Allora ecco, chiese e ottenne, riconosciuto poi dal Santo Padre, questa indulgenza da poter applicare prima solo in quella chiesa di Santa Maria degli Angeli presso Assisi e poi invece la cosa fu allargata, questo beneficio fu allargato anche ad altre chiese francescane o parrocchiali, per cui adesso trovandoci in una chiesa francescana ormai da lunga tradizione a Frosolone ugualmente viviamo questo beneficio spirituale. Ecco, questo spiega la presenza delle statue appunto di San Francesco e di Santa Maria degli Angeli. Capita che la festa religiosa venga un po' messa in secondo piano rispetto appunto a quella più conosciuta dei carri allegorici. È importante invece anche considerare questi aspetti. Dopo la funzione religiosa, il rito altrettanto antico delle passate intorno la croce stazionaria. Che significato ha? È una piccola, breve processione penitenziale, si dicono alcune preghiere, un po' quelle legate appunto alle indulgenze, per cui la preghiera secondo le intenzioni del Santo Padre, poi ecco il credo che abbiamo detto anche per rinnovare il nostro atto di fede, tra l'altro anche nell'anno della fede, quindi anche un significato ancora più profondo. E poi ecco legato, come anche dicevi tu, a questo significato religioso, ormai siamo quasi a 40 anni dalla introduzione di questo momento anche bello, perché tanti ragazzi, anche bambini, si ritrovano a lavorare insieme, a fare delle cose bellissime, questi carri allegorici che rappresentano scene della nostra tradizione. Quindi vederli lavorare in questi giorni, tutti indaffarati, chiedere notizie sul passato, alcuni momenti anche della storia paesana e così via, è davvero anche qualcosa che
come dire, viviamo con, anche dal punto di vista così, noi sacerdoti, come qualcosa di bello, perché comunque è un momento aggregativo che aiuta poi, ecco, la comunità a mantenere delle tradizioni, a crescere insieme, sentendosi anche partecipi dei vari momenti sociali, ecco, civili della nostra comunità. Dunque, 1° agosto, festa della perdonanza, parola chiave perdono e rinnovo della fede. Esatto, dicevo anche durante la Santa Messa, no? E anche il Santo Padre, Papa Francesco, ci ricorda l'importanza di credere nella misericordia. Anche noi, Chiesa, noi ministri della Chiesa, dobbiamo saper proporre, ricordare quanto è grande l'amore di Dio che arriva a questi momenti proprio per darci tutte le possibilità per ottenere la sua misericordia, cioè il condono di quelle colpe purtroppo che tante volte in modo superficiale, in modo così limitato, ecco, commettiamo durante la nostra vita su questa terra. Qui a Frosolone per la festa del 1° agosto, siamo nel retroscena, ci sono le signore che stanno preparando il baccalà e i peperoni per la sagra di questa sera, una pietanza tradizionale di Frosolone, e adesso ci faremo spiegare come viene preparata. Allora, il baccalà viene preparato 5 giorni prima, perché la mattina si mette a bagno, la sera, e poi si inizia la mattina, si cambia l'acqua, poi la sera si ricambia, perché altrimenti il baccalà non va bene, e questo. Poi alla fine dei 5 giorni si incomincia a preparare tutto, quindi si fa tutta la preparazione, si prepara tutto, si incomincia a fare la pastella che va fatta con la farina, le uova, un pizzico di bicarbonato, un po' di sale e un poco d'acqua. Questa è la ricetta della pastella. Quanto baccalà è stato preparato? Quest'anno è stato preparato 2 quintali e mezzo secchi, poi messo a bagno, certamente è il doppio, è il doppio. I peperoni 2 quintali, 1,80 quintali, i peperoni. E
è questa, insomma. Ma questa ricetta, diciamo, è antica? Diciamo, a chi risale la ricetta originale? Questa è una ricetta antica dei nostri nonni, delle nostre madri, e quindi noi continuiamo a farla. E i peperoni invece sono, diciamo, li acquistate oppure c'è qualche coltivatore del posto che li... No, li acquistiamo e noi li prepariamo, si puliscono, si lavano, si mettono a scolare e poi si friggono. Sono previste tante persone, ho visto che avete preparato già, siete già un po' un punto, perché poi questa sera con i carri ci sarà un sacco di gente. Prima comunque iniziamo a preparare tante cose, perché altrimenti non ce la facciamo. E siamo 4 persone, però ci dobbiamo dare da fare, perché altrimenti non va. L'affluenza sarà sì, tanta. Sì, sì, sì. Poi arrivano altre persone che vengono a dare una mano, a fare le porzioni, insomma, a servire. Quindi qui la parte operativa, poi ci sarà la biglietteria e abbiamo visto in piazza i tavoli dove poi si degusterà il vassoio completo. Sì. Thank you.